quello che decide l'arbitro alla fine va accettato, perché non è che sbaglia tanto per sbagliare o non sbaglia, sbagliamo tutti, quindi qualsiasi errore che ha potuto fare l'arbitro su rigore, non rigore, espulsione, non espulsione, va accettato perché alla fine durante un campionato intero ci sono i momenti che ti vanno a favore e i momenti che ti vanno contro. Oggi noi purtroppo soffriamo sul piano fisico, sulla seconda palla, dove dobbiamo lavorare per migliorare e cercare di trovare quella condizione fisica che per il momento manca a questa squadra. Fino al gol abbiamo giocato noi, poi nel secondo, dopo il gol hanno iniziato loro solo su lanci lunghi, sulle giocate dei singoli, non è che si è giocata a calcio sia da una parte che da un'altra, hanno fatto sì che il loro lato sul piano fisico dove arrivavano sulla seconda palla ci hanno messo in difficoltà, ma però sul piano del gioco nessuna delle due squadre ha già giocato a calcio, si giocava solo palla lunga perché era difficile poter giocare su questo campo. Poi c'è da fare una considerazione: noi abbiamo giocato giovedì e loro hanno riposato. Non abbiamo perso oggi, noi non andiamo dietro al punticino della classifica, ma un progetto che si è avviato a settembre e continua una crescita importante. Anche oggi hanno dimostrato che il vero leader è il gruppo. Credo che la mancanza di 3-4 giocatori esperti rafforza quell'idea che qui non parliamo di un giocatore, ma parliamo di un gruppo importante, senza guardare né l'età né da dove provengono. Credo che guardiamo solamente la qualità umana e la qualità tecnica e la volontà di essere protagonisti in una piazza con una maglia un po' pesante, anzi pesante. Questi 25 ragazzi che hanno disputato questa partita oggi in un campo pessimo, credo che l'unico sconfitto è lui, credo che non è stato all'altezza di questa partita, un derby importante, due piazze blasonate, uno spettacolo stupendo per queste categorie. Lui è stato molto ma molto indeciso, io non parlo di malafede, non parlo di che con parlo che è andato in confusione una partita importante per questa categoria, due squadre con una classifica importante, due squadre che hanno una maglia importante. L'unico a perdere oggi credo che sia stato lui. Io accetto sempre il risultato finale perché credo che anche dall'altra parte c'è stata grande qualità, grande corsa, voglia di vincere. Io non mi permetto mai di parlare degli avversari in un modo particolare. Io credo che dall'altra parte anche loro hanno fatto la loro partita. Alla fine accetto sempre il risultato finale, significa qualcosa anche gli altri hanno fatto. Io sono concentrato sulla mia squadra. Una squadra che sta crescendo giorno dopo giorno, una squadra che scende in campo per essere protagonista, una squadra che se la vuole giocare, una squadra che oggi è venuta con un difensore, nel senso che dopo 10 minuti eravamo solo Brugaletta. Credo che questa squadra si difende attaccando, non riesce a difendersi e mettersi tutti dietro. E anche sull'1-1 abbiamo cercato di giocare la nostra partita fino alla fine, senza guardare il punticino.